Buongiorno a tutti, solo qualche parola introduttiva per capire anche il contesto culturale e filosofico in cui il simposio di Platone si inquadra. È collocato in un momento storico ben preciso, cioè l'Atene classica del V secolo, ed è ambientato nel 417 a.C. Un anno in cui, nelle festività delle Enee, in onore di Dioniso, al concorso per le tragedie vinse, come primo classificato, un giovane drammaturgo di nome Agatone, allievo di Euripide, con una tragedia dedicata a Tieste, figlio di Pelope, fratello di Atreo, una storia abbastanza macabra che si conclude con un banchetto a base di carne umana, un banchetto, diciamo, cannibale, in cui Atreo offre al fratello Tieste i figli di lui per vendicarsi e per contendergli il trono del Peloponneso. Allora Platone trae ispirazione da questo banchetto a base di carne umana per festeggiare, diciamo, idealmente Agatone, invece in un simposio, in un banchetto, in un convitto giocoso dove si parla di amore in senso positivo. E i convitati, coloro che parlano, sono rappresentanti di tutte le arti, di tutti i generi letterari diffusi nella Grecia classica, per cui abbiamo la retorica, abbiamo la sofistica, la tragedia e la commedia, la medicina di tipo ippocratico, la filosofia di Socrate, ovviamente, una certa ispirazione religiosa di tipo orfico. Quello che voglio lasciarvi come chiave di lettura è il fatto che Platone, attraverso il linguaggio teatrale, quindi attraverso la tragedia e la commedia, vuole far passare anche i grandi messaggi del suo pensiero, della sua filosofia. E quindi le grandi tematiche della metafisica di Platone sono qui presenti nel simposio in veste, diciamo, drammaturgica e con il linguaggio dell'amore. Alcune chiavi. La prima è questa: tutta la filosofia platonica è un tentativo di superare il materialismo antico, diciamo la filosofia della natura, che identificava i principi del mondo solo con elementi materiali, l'acqua, l'aria, la terra, il fuoco, in direzione di una dimensione sovrasensibile, ultraterrena, ideale. Per cui tutta la filosofia platonica è trovare delle cause non materiali ma ideali per spiegare il mondo e la vita. E allora questo, nell'amore platonico, che viene rappresentato in vari modi, è pure una chiave di lettura fondamentale. C'è un tentativo di vedere l'amore non solo dal punto di vista fisico e carnale, ma di integrarlo e di elevarlo in una dimensione psichica e spirituale. Per cui questo è la prima grande idea. Del resto, quando si parla di amor platonico, questo si intende, cioè un amore che non si limita alla dimensione fisica, ma che si eleva a quella ideale, a quella spirituale. Una seconda chiave di lettura, più legata alla filosofia dei principi di Platone. La metafisica antica si può intendere in due modi: o come un rapporto tra la molteplicità e l'unità, o come un rapporto tra la dimensione del divenire e la dimensione dell'essere. Allora, entrambe queste dimensioni sono presenti anche nel linguaggio dell'Eros. Prima idea: l'amore è una ricerca di unità, è un tentativo di unificare la molteplicità in direzione dell'unità. E questo, nel linguaggio erotico, avviene a vari livelli. L'amore tra corpi è il desiderio di unificare due corpi. L'amore tra anime è il desiderio di unificare nell'amicizia, nell'affetto due anime. Ma anche l'amore, la concordia, diciamo, che lega insieme una città, è il desiderio di tenere insieme in concordia civile molti individui che diventano cittadini, che diventano in qualche modo solidali in un'unica città. E quindi anche il linguaggio dell'amore è un passaggio, diciamo, dalla dualità, Platone diceva, dalla diade all'unità, all'uno. L'amore come nostalgia del mondo. Ma anche l'altra,
La terza idea che vi dicevo, assaggio dal divenire all'essere, anche questo è molto chiaro nell'amore, perché l'amore è anche generazione. Nell'amore fisico si generano figli del corpo, nell'amore psichico, nell'amore tra menti si generano figli dello spirito. E allora, da questo punto di vista, l'amore è legato al divenire, alla generazione, alla nascita, alla crescita e quindi alla morte, a un tentativo di superare la morte. Di raggiungere, diciamo, l'immortalità a vari livelli. Però la tensione ultima è quello di superare la generazione stessa, di superare il divenire verso un'eternità, una bellezza eterna, un essere eterno che non cresce, non nasce, non muore, ma che in qualche modo è stabile e di per sé. Raggiungere l'eterno a partire dalla temporalità e dal divenire. Tutto questo a livello antropologico, tutto questo a livello antropologico, non solo a livello cosmico o ontologico. Per cui a livello antropologico cosa significa questo passaggio dalla molteplicità all'unità o dal divenire all'essere? Significa un passaggio dalle passioni, dalle molteplici passioni, dagli impulsi fisici, attraverso i sentimenti, attraverso gli ideali, fino a un'unità interiore che non può essere altro che la nostra ragione, la nostra mente, che è stabile rispetto alla mutevolezza delle passioni. E questo, dal punto di vista drammaturgico, lo vedrete alla fine dello spettacolo, è incarnato da Socrate e da Alcibiade, che sono gli ultimi due che parlano. Socrate, che rappresenta la ragione, la mente, la filosofia, potremmo dire con linguaggio teatrale è la dimensione apollinea del dio Apollo, il dio della ragione, dell'ordine, dell'armonia. Invece Alcibiade rappresenta le passioni, la sfrenatezza, l'ubriachezza, la gioia di vivere e quindi il dionisiaco. In fondo Alcibiade è una sorta di Dioniso incarnato. Quindi un'interazione tra apollineo e dionisiaco però rappresentata sulla scena. Ovviamente per chi ha studiato la filosofia tedesca, questo linguaggio vi richiamerà il pensiero di Friedrich Nietzsche, che quando ha studiato la tragedia greca l'ha interpretata proprio nella tensione polare tra l'apollineo e il dionisiaco, che significa tra la ragione e le passioni. Non voglio dirvi altro, anche perché lo spettacolo parla da sé, semmai nel dibattito che ci sarà alla fine dello spettacolo vi invito, come dire, a ragionare, a pensare a possibili questioni da porre durante lo spettacolo, per cui non deve essere solo un gran divertimento, ma anche un'occasione di riflessione. Arrivederci.